Arrivano due finanziamenti per un totale di 3.200.000 euro per il presidio ospedaliero Santissima Annunziata, l'ex ospedale di Sant'Arsenio. Lo rende noto il sindaco Donato Picca. Dopo decenni di incertezze, si legge in una nota stampa, arriva un importante intervento destinato ad invertire le sorti del plesso di via Monsignor Antonio Sacco. Il sindaco di Sant'Arsenio ringrazia il direttore generale dell'ASL di Salerno, Antonio Giordano, e il direttore del Dipartimento di Psichiatria, Giulio Corrivetti. Nel prosieguo di un rapporto di proficua collaborazione ed accogliendo le sollecitazioni del comune, sottolinea Picca, hanno presentato nei giorni scorsi alla regione Campania un progetto di 2.500.000 euro da finanziare con fondi europei proprio della regione stessa e da destinare a tutti gli ulteriori lavori necessari per la sistemazione e per l'adeguamento del presidio di Sant'Arsenio. Tali somme, conclude la nota stampa, vanno ad aggiungersi ai 700.000 euro già stanziati, per i quali sono in fase di completamento le procedure di cantierabilità ai fini dell'appalto delle opere di ristrutturazione già previste.